Lei è Matilde, la ragazza dei miei sogni, la mia compagna di viaggio, la mia compagna di vita, la mia partner in crime. Si dice così, no? E oggi è il suo compleanno. Quindi non fare il maleducato, falle gli auguri nei commenti. Ma torniamo a noi. Uno dei suoi viaggi dei sogni è Londra. Mi avrà detto almeno 1000 volte che non c'è mai stata, quindi insomma me l'ha fatto capire. Me l'ha fatto capire che ci voleva andare. Con una mossa geniale, un pacchettino super creativo, le ho fatto trovare dentro un portachiavi di un London Bus. E le ho detto che domani saremmo partiti. Quindi oltre a portare lei, voglio portare anche te con questo video. Vieni. Atterrati. Ma fa freddo, non hai detto che andavamo in inverno? Sai perché fa freddo? Che? Perché non hai sulla maglia. Eccolo. E non c'è nessuno che guida. Mi sta richiamando come se ne accorge. Non c'è nessuno che guida. Che no. Che strano. Tutto il viaggio che continua a colpire Giuseppe, mi dice c'è questo, c'è la cabina telefonica, c'è questo, guarda quello, guarda quello. Entriamo, scopriamo l'hotel. Ah, a foto, giustamente. Vedete di girare e rispetto a quando siamo usciti dall'aereo si sta molto meglio in felpa. Ci ho messo la felpa anch'io, ovviamente. E qual è? Anch'io sono eccolo. Tutti eccolo. Occhiata veloce alla stanza. Ma che bello! Bellissimo, guarda qua. Top! Oh, un pavimento morbidissimo, c'è tutta la moquette. Wow! Tipica! Ma che bel bagno! Un bel posticino per mangiare. Open my eyes, I slept through the day. Slept through the day, feeling uneasy, I push it away. Il nostro cuore ci ha guidato qui. McDonald's. Macchino è sempre macchino. Vediamo un po' cosa c'è. Allora, burger. Oh, sono tantissime, eh. Guarda le nuggets, che prezzo! Mamma mia! 6 sterline, 20 nuggets. Che roba. Io sono curioso di vedere i dolci. Secondo me dolci ce n'è un botto. Mamma mia, potente. Veramente potente. Abbiamo speso 14 sterline, che sarebbero 17 euro. Ma abbiamo preso davvero un sacco di roba, tutta super particolare. Che vista me lo stai dicendo questo McDonald's? Ecco. Non mi sembri convinto. Un pastoso, niente di che. Che è più buono in Italia. Assaggiamo questa bibita strana che già mi sono dimenticato il nome. Questa è buona. Assaggiamo i nostri nuggets, vediamo se sono migliori quelli inglesi o quelli italiani. Questi sono veramente buoni. Come in Italia? Beh. Prima volta in metro londinese fermati. Sì, fa freddo. C'è la galleria del vento qui. Andiamo adesso, questo. Corri amore, corri, ce la possiamo fare. Opla. Potente. Sembra di stare dentro. Come si chiama? Eccoli, sei un po'. Wow. Siamo proprio usciti sotto il Big Ben. Abbiamo trovato questo spot carinissimo per fare un po' di foto. Proprio di fronte al Big Ben. Allora, ma come te l'aspettavi questo Big Ben? Più grande. Più grande. Se metto così lo copri. Aspettavo tipo più maestoso, capito? È bello, perché è bello, io non l'ho mai visto, per me la reazione è stata bellissima. Però me lo aspettavo big. Si chiama Big Ben. Giustamente, si chiama Big Ben. Infatti è presa benissimo con le voci. Cioè in realtà è presa benissimo con tutto, sono veramente contento. Stia piacendo Londra. Questo è barbo versione gigantesca. Vorrei tanto buttarmi nella fontana. Cioè so che a vedermi così con la felpa uno potrebbe pensare, ma cavolo fa freddo. In realtà è uscito un gran caldo. Ed è difficilissimo trovare una giornata così bella a Londra. Di solito o è grigio, se va bene, o se no piove. A Londra ama me. Abbiamo portato il sole. Push it away. Last night was fun, don't feel like today. No, amore, no. Entriamo dentro questo Me Market. Abbiamo Prime by Logan Paul e KSI. E questi gusti in Italia non ci sono, quindi proveremo questo Alan autografato. Non so quale prendere, se quella nera azzurra, azzurra e rosa, dai. Secondo me nera e rosa. Let's go. Intanto che camminiamo proviamo questo Prime. Guardate che gusto è. Fruit, passion fruit. Strawberry. Ma ti dà un deficit? Come si dice? Un deficit? Deficit. Camminare e riprendere. Non ce la faccio. Occhio. Oh, guardo davanti, guardo te. Molto buono. Avessi assaggiarla. Io e Matilde abbiamo dei gusti completamente diversi. Vabbè, la bevo io. Io voglio assaggiare. Dai, prova quella di Haaland. Stesso colore. Amore, chi è? Un giocatore di calcio. Di dove? Che squadra? Di troppo. È biondo. City. È biondo. Ha fatto anche la pubblicità per i materassi, vedete come ha fatto. Che peccato, liberò entrambi io. No, che peccato. No, è uguale a quella che hai preso tu, eh.
È vero? È identica. Apro Beffo Band. Would lie to you, doesn't matter what I do. She's got a hold on me. Oh, amici, guardate dove ceniamo stasera. Capeone, vi faccio vedere un po' il menù. Allora, ovviamente prenderemo i mega nachos, i legendary nachos. Guardate che roba, ovviamente. Boom, forza grittiano. E io penso di prendere questo paninazzo, guardatelo qui. Barbecue bacon cheeseburger è gigantesco. È stanca, siamo svegli da stamattina alle 4:30. Ci siamo fermati un attimo. Però io non è che sono molto stanca, io ho molta fame. Perché comunque qua siamo un'ora indietro, quindi il mio stomaco è abituato già ad aver mangiato da mo'. Ma la domanda è, come faccio ad essere così carico che sono anch'io sveglio dalle 5 del mattino? Sono andato a dormire alle 2 perché è uscito tutto il nuovo merch, eccolo. E quindi ho sistemato tutto il sito. Ho dormito 2 ore, abbiamo preso l'aereo, ho guidato fino in aeroporto. Sono carico come una mina. No, ce la faccio. Stasera andiamo a ballare. Molto buoni, devo essere sincero. Nachos arrivati. Io del 05 ci vediamo tutti. Perfetti. Si sente piccante. Questo guacamole è potente. Non so quanto sia uno spettacolo per loro vedermi mangiare. Campioni, con questo super mega ultra potente paninazzo. Guarda che prima gli tiro un morso. Mamma mia che buono. Si conclude questo primo vlog. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate con hashtag Ecolo. E vi ricordo che sono uscite tutte le maglie nuove, collezioni estive Ecolo, quindi correte tutti su giuseppebarbuto.com. Spoiler, sei tutto sporco. Ciao.